Ah, signor Tipetto, rispetto a un movimento complicato, non si usa più ormai da tempo e condonato, e noi umani come tanti assatanati ci spossessiamo con valori emancipati. I genitori primi a dare brutti esempi, ad inculcare ai figli l'autodistruzione, giustificandoli in ogni malazione, vanno capiti, sono solo incomprensioni. La costruzione del futuro parte oggi, signor Tipetto tra qualche anno crescerà, ne troveremo uno in ogni circostanza, ci affronterà con eleganza ed arroganza. La verità che non vogliamo interessarci, noi stiamo bene, cosa ci frega degli altri. Anche se a un metro da noi c'è la spazzatura, noi ci voltiamo con tanta disinvoltura. È all'ordine del giorno, in questo viaggio di sua andata senza ritorno, signor Tipetto avrei bisogno di un passaggio, e da quel dì non ricevetti più un messaggio. Mi domandavo cosa mai avessi fatto di così strano, di così brutto, da non ricevere neanche una risposta. Signor Tipetto, lei è una gran faccia tosta. Io mi domando e dico, ci vuole tanto per essere mio amico, per coltivare insieme un po' di comprensione e tramandarla con passione e dedizione. La vita è bella, a volte anche scordarella, ci si dimentica di ogni buona azione. Signor Tipetto, le chiedo ad alta voce, ma la smettiamo di mettere Cristo sulla croce. La 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 la.